che molte attività che si faranno anche extra accademiche per via di molte richieste che abbiamo dagli enti pubblici del territorio, si basano sullo sfruttamento di materiali o elementi che riportano alla tradizione del luogo, quindi elementi basilari del nostro territorio. E passiamo in maniera molto veloce e generalizzata al vedere di cosa stiamo parlando nel piano di studi triennale, per esempio. Tutto quello che ho detto si riesce a comprendere meglio guardando il piano di studi. E vediamo che il primo anno è un anno dove si punta molto sulle materie di base, sulle conoscenze tecniche di base. Quindi troveremo un'anatomia artistica, un disegno per la scultura. Come materie teoriche fondamentali troviamo la storia dell'arte moderna, che si basa appunto sulla parte che va dal Medioevo fino al primo Rinascimento, fino sì, Rinascimento un po' anche il Barocco. Per poi passare alla scultura che ritroveremo in tutto il quinquennio di studi, quindi nelle fasi del triennio, quindi nei 3 anni, più nei 2 di specializzazione. Ovviamente ogni anno, come poi vedremo, come poi spiegheranno i miei colleghi, avremo una differenziazione dei materiali e delle tecniche per andare sempre di più, anche se la materia è denominata allo stesso modo, andare sempre di più a specializzarsi nel settore. Poi abbiamo tecniche della scultura, tecniche di modellazione digitale su cui la nostra accademia da un po' di anni sta puntando moltissimo, e lo vedrete anche nel piano di studi del biennio, e teoria della percezione della forma. Quel discorso legato appunto alle arti digitali si può fare solo se appunto, come vedete, riusciamo a insegnare anche delle materie di informatica, come vedete nel primo anno del triennio. Per quanto riguarda il secondo anno, troviamo di nuovo un disegno per la scultura, come vi dicevo, è la stessa denominazione della materia, ma ovviamente si va sempre più alla specializzazione, così come nella storia dell'arte contemporanea, dove il periodo è molto più recente rispetto a quello studiato, sarà molto più recente rispetto a quello della storia dell'arte moderna. Scultura 2, che appunto è una maggiore integrazione di capacità e di tecniche nel settore, e materie prettamente tecniche come per esempio la formatura, tecniche di formatura, tecniche della fonderia e restauro dei materiali lapidei. Inoltre abbiamo anche delle materie teoriche come metodologie della progettazione e archetipi dell'immaginario. Nel terzo anno è un po' più particolare rispetto a questi due precedentemente descritti, perché abbiamo delle materie prettamente tecniche come tecniche del marmo e delle pietre dure, scultura lignea. Abbiamo la storia dell'arte contemporanea 2, che si occupa del contemporaneo, quindi dell'arte del Novecento. Sempre tutte queste materie sono incentrate sullo studio legato alla scultura. Quindi tutto quello che vediamo in storia dell'arte, per esempio, riporta da dare delle conoscenze ulteriori sul nostro settore, così come archetipi dell'immaginario, metodologie della progettazione. Inoltre c'è anche ceramica il terzo anno, oltre che l'inglese. La particolarità del terzo anno è la possibilità che l'Accademia dà a voi ragazzi di poter scegliere, indipendentemente dal vostro piano di studi, 10 e quindi dalle materie obbligatorie nel corso di scultura, 10 crediti per poter scegliere un minimo di una fino a due o tre materie in base al numero di crediti per raggiungere almeno i 10 crediti in materie che possono aiutarvi a completare la vostra conoscenza artistica. L'importante è che sono materie relative a un piano di studi triennale della nostra accademia. Quindi, che ne so, si può scegliere una fotografia, un'incisione, un'animazione e via dicendo. Dopodiché si completa il tutto con l'elaborato di tesi finale che darà gli ultimi 8 crediti per poter raggiungere i 60 crediti previsti al conseguimento del diploma accademico di primo livello. Il piano di studi del biennio è un po' più articolato, sono materie molto più
ricercate anche dal punto di vista teorico, si va molto di più sulla parte filosofica, troviamo una semiologia del corpo, di una storia contemporanea, ritroviamo delle materie come scultura, che lo troviamo sia al primo che al secondo anno, con ore mediamente simili a quelle del primo anno e dei primi 3 anni, dove i primi 3 anni abbiamo dalle 175 alle 150 ore. Il quarto e quinto anno sono 125 ore per anno. Ritroviamo un'altra volta la tecnica della fonderia. Ricordiamo sempre che il nome uguale non vuol dire che si fa la stessa cosa nel corso dei 2 anni, ma si va sempre di più alla specializzazione, quindi alla tecnologia della materia. Troviamo una storia e metodologia della critica d'arte e di nuovo rendering 3D, che ricordiamo appunto è molto vicino, è la prosecuzione della modellazione 3D, ma lo spiegherà benissimo il professore Gutta successivamente. Abbiamo poi management dell'arte e restauro dei materiali lapidei. Il secondo anno invece si sviluppa seguendo queste materie. Abbiamo tecniche del marmo e delle pietre dure, scultura 2, videoscultura, tecniche per la scultura, tecniche plastiche contemporanee e inglese un'altra volta. Il tutto si completerà appunto di nuovo con l'elaborato di tesi finale, oltre che a dei crediti che sono obbligatori ottenere tramite tirocini, workshop o stage. Questa è la parte fondamentale, diciamo quella più che a voi vi può portare più vicini al mondo reale del lavoro. Perché si dà la possibilità all'allievo di andare a fare esperienze lavorative in aziende specializzate del settore, se interessati, o in aziende di campi molto vicini alla scultura, comunque inerenti al nostro piano di studi. Anche qui abbiamo 6 crediti però da poter ottenere tramite lo studio di una materia scelta. 10 crediti verranno invece tramite l'esposizione dell'elaborato fi di tesi finale per conseguire il diploma di secondo livello in scultura che vi darà l'opportunità di poter entrare poi nel mondo del lavoro. Dopodiché io andrei direttamente alla visione dello spot del nostro corso per poi dare la possibilità una alla volta, con circa 5 minuti a professore, la possibilità di approfondire ancora di più materia per materia, per chi lo volesse fare dei professori. Riccardo, ti prego Sì. di condividere lo schermo.
Ok, grazie mille. E come avete potuto vedere, c'è un mix di un po' tutte le materie, quasi tutti i laboratori presenti nel nostro corso. E quindi ora, per andare più nello specifico, io lascerei la parola alla collega Yolanda Russo, anch'essa docente di scultura e tecniche del marmo e scultura lignea. Prego. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti. Sono la professoressa Yolanda Russo e vi vorrei così un attimino far inquadrare quello che è il ruolo principalmente del corso di scultura, che non si tratta solo di un laboratorio, no, dove impratichirsi e attuare e applicare le conoscenze tecniche, ma è qualcosa di molto più profondo, no? Perché lì bisogna convogliare e fare emergere quelli che sono i propri pensieri, le proprie idee, quello che per l'appunto vi porta a compiere questa scelta di iscrivervi, se vi farà piacere, al nostro corso. E quindi riuscire ad applicare attraverso il linguaggio della scultura quelle che sono le varie idee e i vari indirizzi scultorei. Principalmente il nostro corso, soprattutto quello triennale, comunque cerca di mantenere una linea di base, per cui parliamo di un riscontro con la tradizione, quindi quelle che sono le tecniche materiali prettamente più tradizionali, così come già è stato anche accennato, per cui stiamo parlando della base, delle argille, dei gessi, dell'applicazione del gesso, è quella che è la ripresa delle prime fasi laboratoriali, e quindi la rappresentazione innanzitutto attraverso il rilievo, quindi partendo anche in questo caso da esempi presi dalla tradizione scultorea, ma con un principio già di rielaborazione di idee personali. Ad esempio, prendere un rilievo del 700, del 400 e trasformarlo, rieditarlo con la propria immaginazione. E già questo è un primo approccio, quindi, di rappresentazione di idea. A questo seguiranno man mano le altre fasi importanti nell'approccio scultoreo, che sono quelle del tutto tondo, quindi attraverso la copia dal vero di una modella che avremo a disposizione durante il corso, e da qui in poi finalmente avviare la propria esperienza attraverso la progettazione complete di idee proprie. Quindi si parlerà appunto di progettazione di idee, di schizzi che di volta in volta verranno presentati con tematiche libere. Tematiche libere che ovviamente verranno ovviamente guidate da noi docenti, non rimarrete soli in questo aspetto, come se fossimo una sorta di grillo parlante. Durante il triennio, per Luigi, cosa siamo un po' dei grilli parlanti, no? Che ci mettiamo lì dietro a darvi dei suggerimenti, non solo tecnici, ma anche concettuali, anche di ricerca, ovviamente, di guardare, di osservare, proprio perché, come vi dicevo, non è un semplice mettere in atto delle tecniche o delle pratiche, ma è un allenamento anche di pensiero. Difatti, la materia scultura la dovete considerare come il fulcro, il centro in cui orbitano tutte le materie caratterizzanti, quindi dal disegno per quanto riguarda appunto la fase progettuale, come anche le materie teoriche e mentali come psicologia della forma, anche archetipi dell'immaginario, perché non faranno altro che stimolare il vostro pensiero. Mentre nel biennio non siamo più dei grilli parlanti, ma un filtro con la realtà che vi aspetterebbe all'esterno. Quindi, se si trattasse ad esempio di un committente oppure di un concorso alla quale vorreste iscrivervi, noi nella lettura del vostro progetto vi indirizziamo se questo è completo e quindi risponde a tutti quei criteri tipici di lettura del progettuale, oppure c'è carenza in qualche aspetto. Tecnicamente, l'abbiamo detto,
si comincia con una base più tradizionale per poi procedere ed integrare quelle che sono le materie caratterizzanti, come abbiamo detto, quindi dalle tecniche della scultura, che ovviamente racchiude tutto il gruppo più importante, anche alle plastiche contemporanee, o alla regina madre che è Marmi e Pietre II. Nello specifico accenno io due materie e poi tu parlerai casomai del marmo e delle pietre dure. Abbiamo accennato a scultura, lignea e tecniche plastiche contemporanee, due materiali che apparentemente sembrano tanto opposti cronologicamente tra loro, ma scultura lignea, per chi già approfondisce la nostra contemporaneità, allo stato attuale è molto utilizzata, proprio attraverso quel metodo che noi stessi insegniamo, che è quello dell'assemblaggio fondamentalmente. Un assemblaggio che comunque già storicamente è stato da sempre applicato nell'ambito della scultura lignea, perché se io vi parlassi ad esempio di un crocifisso, questo crocifisso non lo si può immaginare con la fase romantica a cui siamo abituati del tronco in cui già si immagina una figura, no? Ma sono anche lì degli elementi assemblati. Quindi per quanto riguarda il discorso di scultura lignea, chiaramente da un punto di vista prettamente tecnico cerchiamo sempre di dare delle basi anche proprio tra virgolette tradizionali, nel senso che esistono dei mezzi che aiutano a generare i tempi di lavorazione, quali ad esempio i dischi, c'è un eco. Io sperando che non abbiate problemi nel sentire. Dicevo, ci sono delle tecniche, degli strumenti che facilitano, no, nella lavorazione, però è anche giusto, prima di guidare una Ferrari, imparare ad usare una 500, praticamente, se la mettiamo, sdrammatizziamo un po', ecco. Quindi cominciamo pertanto con materiali tecnici un po' più semplici, no? Ad esempio dei legni un po' più teneri da poter lavorare semplicemente con delle sgorbie e degli scalpelli piatti, per poi, se si vuole domani approfondire, avere già una base, una conoscenza tale che ti aiuterebbe ad utilizzare la strumentazione un po' più agevole, quali dischi, delle raspe particolari che si azionano con delle macchine elettriche sostanzialmente. Mentre le plastiche contemporanee, anche questa si riconduce a un discorso, se lo studiamo oggettualmente nel suo termine, contemporaneo, no? Quindi si potrebbe pensare con dei metodi più moderni, più dell'oggi. È così, ma non solo, nel senso che non si tratta dell'applicazione di quelle che sono, ad esempio, le resine, quindi quella che potrebbe essere una scultura, vogliamo metterla così, legata all'iperrealismo, no? Oggigiorno chiunque di voi si collega su queste piattaforme, ci sono molti artisti che utilizzano questo aspetto tecnico più contemporaneo. Nel nostro caso non è solo quello, ma è l'applicazione di qualunque materiale che la nostra società, sia dal punto di vista tecnico che anche sociale, no, da riuscire a reperire nel nostro quotidiano, ci offre per realizzare quello che è una scultura in senso più ampio, quindi non la scultura solo del togliere, quindi tradizionalmente il marmo e pietre dure, ma una scultura nel togliere e nell'aggiungere. Togliere e nell'aggiungere attraverso dei materiali diversi, innovativi, inconsueti, quindi non prettamente marmo, legno o anche il ferro, ma plastiche, ad esempio gomma piume, le stesse piume. Più avanti, se abbiamo tempo, mostreremo anche dei lavori realizzati nel corso di questi anni. Quindi materiali che quotidianamente ritroviamo nella nostra realtà e non siamo abituati a pensarli, a riconoscerli in termini scultorei, ma con le giuste attenzioni tecniche anche questi possono dare grosse soddisfazioni di linguaggio da questo punto di vista. E Ok, non voglio togliere altro tempo. perfetto, Ci grazie sono mille. altre domande, poi dopo. E poi dopo le domande le facciamo tutte assieme alla fine, o le scrivete sulla chat o vi prenotate con l'alzata di mano che troverete qua sulla barra sottostante il video. A questo punto accenniamo due parole anche a tecniche del marmo, visto che la professoressa l'ha tirata in ballo.
Diciamo che, come dicevamo prima, appunto, come ha accennato anche la professoressa, tutte le materie non sono, anche se dal nome sembrano esclusivamente legate al passato, quindi l'utilizzo di materiali base come la pietra e il marmo, in realtà anche in queste materie si cerca di fare una ricerca dal punto di vista artistico per portare la scultura ha una dimensione contemporanea e quindi, come avete visto qualcosa nel video, un accenno, ma come diceva la professoressa, successivamente alla fine discussione si potrà richiesta vedere anche delle fotografie dei lavori finiti. Vedremo che anche il marmo o le pietre dure nel corso del nostro periodo di lezioni si svilupperanno sì in una parte inizialmente teorica, dove ci sarà la conoscenza abbastanza accurata di tutto ciò che riguarda le tipologie e le tecniche per utilizzare il materiale indicato, quindi tipologie di pietre, di marmi, oltre che graniti e basalti, come si può dire, focalizzandoci nel biennio sullo studio più approfondito del basalto lavico dell'Etna, che è la pietra nostrana. Successivamente vedremo anche che l'Accademia sta puntando molto su questa tipologia di pietra. Grazie a questo materiale, a questa materia, siamo riusciti, come avete visto nel video, in una delle foto, anche a vincere un premio internazionale nel corso di 2 anni fa, a Cuneo, dove un nostro ragazzo è stato scelto per realizzare una scultura monumentale, in questo caso in pietra di Comiso. Quindi c'è una parte sempre, come dicevamo anche nelle materie laboratoriali, una parte teorica, che accompagna la parte pratica. Quindi parte del corso, la prima parte di solito è legata allo studio dei materiali, come in scultura, come negli altri corsi, un'altra parte, che è quella più corposa, è legata alla realizzazione di un vostro progetto scultoreo, che poi avrete possibilità di esporre in una futura esposizione o comunque mostra anche legata all'Accademia. Dopodiché passerei la parola, se sì, è collegato, al professore Guzzetta, professore insegnante di disegno per la scultura. Forse si è allontanato. Forse perché segna in attesa. E allora passiamo direttamente al professore Froio, professore di restauro lapideo e materiali scultorei. Buonasera ragazzi. Eccoci. Allora, come diceva il professore Portale, il restauro dei materiali lapidi e scultorio. Intanto chiariamo una cosa: il corso del restauro non è un corso che fa diventare restauratori, non vorrei che ci siano delle, diciamo così, delle incomprensioni o degli equivoci. Il corso del restauro è, come altre discipline, concorrono alla formazione del corso principale, che è quello della scultura. E noi sia nel triennio che nel biennio, comunque, cerchiamo di dare agli allievi la conoscenza di base e comunque sia tutte quelle conoscenze che servono come bagaglio per eventualmente intraprendere con studi più specifici quelle che sono le pratiche del restauro, quelle che sono le regole del restauro. E come si interviene sia da un punto di vista di quella che è la progettazione al restauro e quindi poi la realizzazione dell'opera dell'intervento vero e proprio. Ci tengo molto a precisare sul discorso della progettazione, in quanto ci dobbiamo confrontare come operatori del restauro con gli enti preposti. E gli enti preposti, per quanto ci riguarda, sono soprattutto le soprintendenze. Quindi la progettazione del restauro già, il restauro già parte da quello del confronto con gli enti preposti alla tutela. Noi devo dire che negli anni abbiamo fatto diversi interventi e da qualche anno soprattutto svolgiamo l'attività prettamente all'esterno di quelli che sono i locali predisposti per l'Accademia, perché in linea di massima facciamo cantiere tutto l'anno, sia per quanto riguarda il triennio che per quanto riguarda il biennio. Se l'avete notato nel video che è stato mandato, abbiamo fatto un intervento di restauro
alla Fontana della Menano a Catania, e poi ce ne sono stati altri che riguardano per esempio la Sant'Agata sempre lì a Catania. In questo momento noi stiamo, tranne questo semestre, perché quello che è successo ci ha costretto a lavorare a distanza, ma stiamo lavorando nella chiesa, diciamo che è la chiesa più grande della Sicilia, che è la chiesa di San Nicola l'Arena, per intenderci ai Benedettini, all'interno del quale abbiamo un cantiere aperto ormai da 3 anni e dove svolgiamo le nostre attività sia da un punto di vista della teoria del restauro che per quanto riguarda la pratica del restauro stesso. Io non voglio tediare un po' di più, diciamo che gli elementi generali per quanto riguarda la disciplina li ho già dati, ed eventualmente se si vuole approfondire, diciamo, si può eventualmente fare con ulteriori domande in seguito. Perfetto, allora se il professore Guzzetti è tornato darei la parola a lui. Sì, grazie per Luigi. Prego. Grazie Rocco, grazie Yolanda che mi avete preceduto, eccellente spiegazione e illustrazione. Signori, buonasera, io sono il professore Guzzetta e per la scuola di scultura insegno disegno. Disegno che trova insegnamento in 2 annualità. Insegno 1 al primo anno, disegno 2 al secondo anno. La materia disegno, così come poco fa accennava la professoressa Yolanda Russo, che facente parte è una cosa inscindibile dalla scultura, trova insegnamento in questi due, in queste 2 annualità. In realtà però qua non si tratta del disegno progettuale, non si progetterà le vostre sculture. Queste 2 annualità di disegno tendono in pratica a potenziare le vostre capacità di disegno, così come diceva benissimo la professoressa, disegno che è basilare, essenziale, perché saprete benissimo che è peculiare a qualsiasi altra disciplina, ma ancor di più forse in scultura, laddove per realizzare un manufatto abbiamo bisogno di quanti più elementi possibili immaginabili che ci facciano da riferimento per le nostre sculture, così come è importante il disegno per l'ambito architettonico, non lo è da meno per l'ambito scultore. In architettura abbiamo bisogno, prima della realizzazione del manufatto, dell'edificio, del monumento, abbiamo bisogno di tanti di quei disegni che ci indicano passo passo come strutturare l'edificio stesso. Né più né meno avviene per noi in scultura. Classicamente noi altri ricordiamo l'aneddoto di Michelangelo che faceva a meno o comunque era per lui gioco facile tirare fuori quello che di fatto nascondeva il blocco di marmo, la materia nascondeva la figura che lui di volta in volta tirava fuori. Noi altri sappiamo che proprio non è così. Non ci sarebbero pervenuti allora tutti i suoi innumerevoli disegni che facevano sì che dalla prima idea tutto quanto prendesse corpo graficamente tramite i disegni. Quindi disegno in questo caso è semplicemente per potenziare le vostre capacità pregresse e future. Qualcuno dice non si disegna mai abbastanza. Beh, in queste 2 annualità avrete modo praticamente di potenziare le vostre capacità pregresse, o perché no, anche nuove, perché sappiamo che in virtù del fatto che abbiamo sì allievi che vengono in accademia che hanno un'istruzione pregressa in ambito artistico, ma tante volte la vita fa strani scherzi, non conosce pregressi, e comunque la passione è motore perché da noi arrivino in virtù di questa passione, di questa sensibilità, ragazzi che sono anche neofiti, ragazzi che comunque
provengono da altri istituti, ma non per questo meno abili e capaci. E in queste due annualità avranno modo di potenziare le loro capacità manuali in ambito grafico, che gli serviranno poi anche per maturare tutti quegli schizzi, tutti quei disegni che occorrono per la realizzazione di un manufatto tridimensionale. Signori, detto questo, se volete potete anche vedere un po' il post che abbiamo pubblicato, c'è un file in PDF con un po' i manufatti realizzati dai nostri allievi. Lo trovate nella sezione file, ragazzi. Nella sezione file. Grazie. Grazie per Luigi. Di niente, figurati. Allora adesso passerei la parola al collega Riccardo Guttà, che si occupa dell'insegnamento della modellazione 3D. Sì, salve ragazzi. Io vi condivido lo schermo e stimolo la vostra curiosità con un video. Yeah.
Quindi ragazzi, quello che avete visto è il lavoro di un ragazzo, un lavoro di tesi che ha diciamo brillantemente superato la prova con il massimo dei voti. E il software che andremo a utilizzare è ZBrush, un software di scultura che vi permetterà di fare qualunque cosa. Come ad esempio, scusate, ricondivido, ok, partite da una sfera per andare a modellare in maniera virtuale qualunque cosa. Questo che vedete, ad esempio, è un work in progress del drago del trono di spade. Quindi, se avete poi delle domande, sarò felice di rispondere a ogni vostra curiosità. Luigi, se vuoi, puoi passare la parola. Sì, volevo aggiungere che tutto questo non è una cosa astratta poi alla scultura, perché in realtà è fondamentale per la realizzazione delle sculture dei nostri giorni. Noi possiamo creare dei bozzetti plastici direttamente dalla modellazione 3D senza dover fare il passaggio manuale volendo. Questo ad esempio è il lavoro di una ragazza che poi ha, diciamo, brillantemente portato avanti inserendo quelli che sono dei materiali metal e vetro. Questo inizialmente, ragazzi, non era altro che una semplice sfera. Una sfera virtuale fatta di poligoni. Quindi poligoni che sono diciamo, la matrice, la cellula, diciamo, della geometria, che poi va a costituire quella che è la mesh poligonale, e noi attraverso varie operazioni di cosiddetto sculpting con dei brush andiamo a segnare quella che è la superficie. Quindi, ragazzi, tutto parte da quelle che sono delle primitive geometriche. Primitive geometriche che poi man mano vengono scolpite, affinate, lisciate, per poi, ad esempio, arrivare a questa che vi stavo facendo vedere. Volevo sottolineare il fatto... Scusa, Yolanda, vai. No, no, forse stiamo dicendo la stessa cosa, vedi tu. Che la nostra è una delle prime accademie in Italia che si sta occupando, che sta puntando molto su questo settore, che è uno dei settori che a livello lavorativo è molto ricercato, dà molte possibilità di lavoro. Sono molte le aziende legate ai laboratori di scultura che si attrezzano e cercano personale specializzato in questo, e devo dire che ultimamente che ce n'è veramente poco. Si sta in questi anni cominciando a creare questa nuova figura professionale che è quella del modellatore 3D. Anche perché volevo chiedere anche un'altra cosa per Luigi, non era la stessa cosa tua, cioè l'importanza della figura dello scultore associata alla modellazione 3D non è soltanto per un discorso di modellazione al computer, ma anche di post-produzione, giusto Riccardo? Perché questi oggetti possono ovviamente essere stampati, assemblati, quindi per raggiungere anche delle dimensioni notevoli di scala anche a 1:1, e lo stampato poi deve essere ripreso, no? Rimanipolato per renderlo ovviamente molto anche più realistico a livello di texture, di colori, perché poi si può fare un discorso anche di patina, no? Diciamo che la modellazione 3D è la base. Diciamo i possibili sbocchi quali potrebbero essere? Innanzitutto, diciamo, l'industria, ad esempio, dei videogiochi, che in questo momento diciamo va tantissimo, va per la maggiore, tutti giocano con i videogiochi, per cui la modellazione 3D nella creazione di personaggi figurativi oppure di creature, come abbiamo visto prima, o di veri e propri asset, quindi cioè proprio oggettistica,
è diciamo un lavoro che sta andando per la maggiore. Oppure, come dicevano prima i colleghi Portale e Russo, per la prototipazione. Ad esempio, se io volessi creare una o, scusate, più copie di questa, ad esempio, testa femminile, potrei farlo semplicemente, diciamo, ultimando il mio modello e poi stampandolo con la stampante 3D e poi trattandolo con i vari materiali per la caratterizzazione. E quindi diciamo posso lavorare per quella che è ad esempio l'industria sia della scultura che del product design. E semplicemente posso anche modellare per poi utilizzare quelle che sono dei bracci meccanici, delle fresatrici per realizzare quello che è il mio busto, ad esempio, in qualsiasi materiale che può essere marmo oppure pietre e così via. Quindi, proprio per chiudere, la modellazione 3D è semplicemente la base, è quello strumento che ti apre tantissime strade. Poi, giustamente, sta alle vostre capacità, alle vostre attitudini, alla vostra voglia di applicarvi. Perfetto, grazie professore Guttà. Passo la parola adesso al professore Portale, docente di scultura, tecniche di fonderia e tecniche di formatura. Prego. Buon pomeriggio ragazzi e colleghi. E allora, nel mio corso si promuove la ricerca, come credo in tutti i corsi, e soprattutto la ricerca del bello, la creatività, per far sì che lo studio che si realizza è uno studio legato alla realtà contemporanea. E anche legato al territorio, a ciò che si muove anche nel nostro territorio, e con uno sguardo molto più avanti verso l'internazionalità del linguaggio plastico scultoreo. E quindi nel corso con gli studenti abbiamo realizzato di volta in volta, come voi avete visto nell'ultima parte del video, che riguarda il simposio internazionale su pietra lavica che è stato organizzato dalla Scuola di Scultura della nostra Accademia. E quindi in questo simposio denominato appunto Oro Nero dell'Etna, che ormai si svolge da circa 6 anni nel comune di Belpasso, è un progetto che è ancora attivo, in fase di svolgimento, poiché l'obiettivo finale è quello di realizzare 100 sculture monumentali che faranno diventare la città di Belpasso un museo a cielo aperto. Quindi ha una bella ambizione, ci siamo posti sin dall'origine del progetto. E questo simposio ha come protagonisti artisti, scultori internazionali e studenti italiani e stranieri delle accademie italiane, compresa anche quella, la nostra accademia. Quindi di volta in volta, ogni anno, noi abbiamo individuato degli studenti che hanno partecipato a questo simposio con la realizzazione di sculture in pietra lavica monumentali. Si diceva che noi siamo legati al territorio. Abbiamo avuto nel tempo, continuiamo ad averne, proposte per la realizzazione di interventi scultori sia nella provincia di Catania che anche fuori provincia. Uno degli altri interventi cioè che noi con i nostri studenti abbiamo fatto è quello, il monumento realizzato a Piedimonte Etneo, che ha il titolo di Memori perché è legato a un particolare momento storico della nostra storia della Seconda Guerra Mondiale, cioè lo sbarco
degli inglesi e degli americani nelle nostre spiagge siciliane. E quindi cioè il monumento è dedicato alle memorie di questo evento. Ora passerei a un'altra materia che insegno triennio, precisamente al secondo anno, che è il corso di formatura e tipologia dei materiali. Che cosa è questo corso? Formatura e tipologia dei materiali. Cioè in scultura sappiamo benissimo che è importante il trasferimento anche di un materiale quindi ad un altro, perché di solito si modella con un medium, quindi un materiale che è veloce, modellabile come l'argilla o la plastilina, però poi lo si deve passare in altri materiali più duraturi come il gesso o il marmo stesso o il bronzo, e quindi si approfondiranno le tecniche di formatura come la forma a perdere, la forma a tasselle, la forma mista, cioè elastomero e gesso, forma ad intercapedine e calco anatomico dal vero, che è uno degli, cioè nonostante è un tipo di calco storico, nell'arte contemporanea, nella scultura contemporanea, oggi si sta utilizzando parecchio anche come momento di novità, quindi di ricerca di nuove possibilità espressive. E a questo, quindi, oltre ad imparare a realizzare, cioè ad usare queste tecniche, nel corso si devono per forza di cose studiare anche i materiali, perché sono importanti per la realizzazione, cioè le materie che noi usiamo per arrivare ad ottenere un prodotto, e anche gli strumenti da utilizzare. Quindi il corso è teorico-pratico. Un altro corso che io mi pregio di tenere in accademia è il corso di tecnica di fonderia, sia al triennio che al biennio. E corso si svilupperà, si apprenderà la tecnica della fusione. Questo io ho scisso, ho cercato di dividere come già si spiegava precedentemente, cioè il triennio dal biennio. Quindi abbiamo una tecnica che è considerata elementare, come la fusione a staffa o la fusione a conchiglia o la fusione a osso di seppia e così via, o la fusione anche a cielo aperto. E quindi la utilizziamo nel triennio, mentre al biennio utilizziamo un altro tipo di tecnica, che è la fusione in bronzo a cera persa, che è una tecnica un tantino più complessa. Quindi mi sembra che naturalmente queste tecniche devono essere apprese in maniera tradizionale, però possono essere oggi motivo, se apprese bene, quindi se si ha una buona conoscenza, per innovarle, per svilupparle in maniera diversa. Perché diciamo che nulla, anche l'arte che si è consolidata nel passato, ha una regola ferrea. C'è sempre qualche intuizione che può portare l'arte a un livello diverso, a un livello più alto, cioè a un livello che rimane dentro l'espressività contemporanea. Quindi si ricercherà sempre, sia nella tecnica della formatura, sia nell'utilizzare le tecniche che riguardano la fonderia, quindi la fusione in bronzo, quindi l'utilizzo dei metalli e così via. Quindi per rapportarle ai linguaggi espressivi contemporanei. E ragazzi, io mi fermo qui perché sarebbe lunghissimo il discorso, però lascio la parola ad altri colleghi. Buona serata.
Ok, ringraziamo il professore Portale. Adesso dovremmo aver finito la spiegazione, l'approfondimento delle varie materie laboratoriali e teoriche. Lasciamo lo spazio alle domande degli allievi, se dovessero essercene. Professore Gumba ancora non è arrivato, vero? No. Non ci sono domande, quindi, tra gli ospiti che abbiamo. Anche basta solo dire se è tutto chiaro quello che abbiamo detto. Informazioni, qualsiasi cosa, curiosità. Se volete vedere foto ulteriori. Facciamo una live. Raccontiamo una barzelletta, forse no, così. No, è che siamo stati o troppo bravi o troppo noiosi. O troppo scadenti. Noiosissimi. Per esempio, Riccardo, hai foto dello stampaggio 3D di quando abbiamo fatto l'Efebo, il Kuros? Allora, così da far vedere le fasi anche produzione. Un momento, vado a ripescare dal nostro e video. Lì c'è un'altra cosa, un'altra caratteristica, peculiarità, che è quella della scansione 3D che possiamo fare sì. In ambito accademico. Dammi un attimo che vado a pescare dal nostro. Visto che rimane tempo, approfondiamo qualcosina. Nel frattempo, Yolanda, poi puoi fare vedere qualche foto dei lavori e poi... Sì, vai, Yolanda. Riccardo... No, no, dico dopo che Riccardo... Se Riccardo ancora sì, no. Perde tempo, vado... No, vai, io sto copiando un video... Vediamo cosa... Di noi all'azione. Cosa trovo. Ok, allora... hanno pubblicato una domanda, forse, qualcuno... Ah sì? Ha scritto che è tutto chiaro, tranquillo. Va benissimo, chiaro e concisissimo. Ok, perfetto. Vabbè, ragazzi, magari dateci veramente. Anche se non vi fate vedere, vi fate sentire. Fate sentire la voce. non vi fate problemi, qualsiasi domanda. Ok, c'è una domanda da parte di una ragazza. Dice, vuole sapere come funziona l'aspetto dei crediti. Allora... c'è qualcuno che vuole rispondere? No, vai tu che già hai iniziato il discorso. Allora, l'aspetto dei crediti. Ogni anno è composto da un tot di crediti. I crediti sono 60 che si devono raggiungere annualmente, cioè che si ha la possibilità di raggiungere annualmente. C'è un minimo di crediti che si deve raggiungere per superare l'anno e dovrebbe essere intorno ai 36 crediti. Sì. Se non si raggiunge questo limite minimo, si deve ripetere l'anno o, in base alla situazione, entrare all'anno successivo con riserva. L'anno successivo con riserva vuol dire che entro la prima sessione, ovvero quella di marzo, di dicembre, bisogna dare le materie che danno la possibilità del raggiungimento almeno dei 36 crediti dell'anno precedente. Una volta superati tutti e tre gli anni nel triennio, quindi raggiunto il numero massimo di crediti, si può procedere, massimo di crediti, comunque quelli indispensabili per la conseguizione del titolo, si può procedere con la realizzazione della tesi. Per quanto riguarda invece i crediti a scelta, forse era lì la cosa che era più dubbiosa, dove si hanno più problemi. Si hanno 10 crediti a disposizione del ragazzo per poter scegliere delle materie affini al proprio corso, ovvero oltre a quelle materie che si trovano nel piano di studi, ci sono 10 crediti che possono essere compensate da una sola materia, se è una materia annuale, o da più materie. L'importante è che si arriva almeno alla somma di queste materie a un totale di 10 crediti o superiore. Mi pare sì, che è tutto qui la situazione crediti, non c'è. Ripeto, scusami. Sono io, sì, prego.
volevo puntualizzare che in merito ai crediti si può optare anche di conseguirli anche presso altre istituzioni, purché convalidate dall'Accademia stessa. Cioè non è che devono essere, a parte tutte le discipline che ci sono negli altri vari corsi, si possono fare corsi, che ne so, alla facoltà di scienze o facoltà di chimica. Se uno vuole seguire un corso in particolare, se lo fa approvare dal consiglio accademico e può eventualmente acquisire i crediti in altri luoghi. Certo, sì, certo, è chiaro. Volevo, se mi permettete un attimino, mandare a approfondire un po' anche quello che facciamo nell'ambito del restauro, quello che avete, due minuti in più di un video di un restauro che abbiamo concluso quest'anno. Sì, certo. Sara, puoi condividere il video per piacere? Sì, certo. Togliamo la telecamera. Sara, c'era audio in questo video? Sì, ora dovrebbe partire. Ok. Non faccio così, ok. Ora parte sicuro. Perché quando si fa la condivisione bisogna flaggare dove appare includi audio di sistema, quindi se non è fatto non rischiamo di non sentire. Sì, sì. Ok. Esatto. Okay. Questo è uno degli ultimi lavori ultimati. Stiamo parlando di una cosetta di circa una tonnellata. È anche un po' impegnativo in termini di tempo, no? Quindi coinvolge i ragazzi molto. Ci sono voluti due semestri per poterla fare. Va bene, se ci sono domande fatevi avanti ragazzi, senza paura, non ammazziamo nessuno fino a quando non siete davanti a noi. Riccardo, hai trovato quelle immagini o faccio vedere qui una cosa io? No, vai tu, io già ho trovato l'immagine. No, questo è un esempio di tecniche plastiche contemporanee. Un'opera di uno studente che già è uscito, ha completato tutto il corso sia triennale che del biennio. Qui proprio si coinvolgono parecchie tecniche. Vedete tutte le immagini, perché io sto scorrendo, non so se è una struttura tutta in legno, come potete vedere, la principale, no? È una sorta di scannatoio praticamente che il ragazzo ha fatto, in cui appunto sia tradizionalmente, strutturalmente abbiamo la presenza del legno, no? Quindi discorso proprio prettamente tradizionale. La testa in questo caso ad esempio è stata fatta in ceramica, altra materia caratterizzante di cui forse ancora non abbiamo neanche parlato, accennato in maniera chiara. Tecniche appunto della ceramica.
Qua è la presenza invece di piume di cui vi accennavo, e quindi un materiale reperibile nella nostra società, nel nostro quotidiano, che è rimanipolato ovviamente, quindi non è un riciclo o un semplice prendere e scegliere un oggetto e rimetterlo in gioco come fosse un'opera, ma nella rimanipolazione l'oggetto prende nuova vita. In questo caso ha rivestito quella che è la forma, la sagoma di una gallina, realizzata a sua volta con una tecnica abbastanza contemporanea, perché è stata fatta con uno stampaggio di un modello realizzato in argilla e poi colato in poliuretano espanso, quindi un materiale molto leggero, mentre le zampe non sono in ceramica come la testa, ma sono state realizzate in resina epossidica. Quindi vedete come in quest'unica opera convogliano la maggior parte delle tecniche e dei materiali. Queste sono le spazzole di questo lavaggio scannatoio, che sono state realizzate punta per punta, chiodo per chiodo, su questa barra in legno, e poi ovviamente dipinte a spruzzo. Quindi questo per quanto riguarda plastiche contemporanee, che nel suo insieme comunque convoglia tutte le tecniche. Come vi spiegavo, ogni materia, ogni corso non è isolato a se stesso, ma deve essere letto, studiato, metabolizzato in relazione a tutto il discorso scultoreo, quindi un dialogo tra le materie in questo senso. Ora, nel frattempo ci abbiamo, perfetto, stavamo cercando di riempire gli spazi. Abbiamo un'altra domanda nel frattempo. Professore, è disattivato nel microfono, però non lo sentiamo. Eccolo. Ok. Ora si sente. Abbiamo una domanda nel frattempo, buonasera, di uno studente che dice che è un po' grande negli anni, ma questa è una consuetudine nell'Accademia, non è un problema. Molti sono gli studenti lavoratori, molti sono gli studenti che si iscrivono anche in età avanzate, molto più di 34 anni. Devo dire che si ha molte volte anche dei vantaggi a livello espressivo, perché si ha una consapevolezza maggiore, quindi una maturità maggiore. Ovviamente, essendo impegnato anche in un'attività lavorativa parallela, bisogna riuscire a fare l'uno e l'altro. Noi siamo molto disponibili e flessibili negli orari di lezione, quindi il laboratorio, i ragazzi lo sanno benissimo, è aperto praticamente 12 ore al giorno, tutti i giorni, quindi se le lezioni effettivamente sono la mattina, voi ci trovate anche il pomeriggio e potete venire a lavorare là anche il pomeriggio. Quindi uno poi si mette d'accordo in base ai vari impegni. Ovviamente il limite dell'80% delle ore di presenza è un problema, sì, a livello istituzionale, nel senso che da regolamento bisogna frequentare, però è anche un problema dal punto di vista artistico, perché più ore si fanno, più si riesce a produrre un lavoro artistico interessante. Non è come una materia universitaria, non è come seguire le materie in università, che basta studiarsi un libro e riuscire a imparare la materia per riuscire a dare l'esame. Non è il nostro caso, quindi le parti, soprattutto le materie laboratoriali, esigono una presenza, non per forza durante l'orario di lezione, ma visto la disponibilità dei professori si può trovare anche un accordo, dipende il problema del singolo, se è risolvibile. E ammortizzare gli orari, sì. In altre fasce. Vuole approfondire tecniche della scultura? Sì. Che è il professore di tecniche della scultura del triennio e del biennio. Allora, vediamo se riesco a condividere magari la presentazione, perché dall'interno l'ho scaricata sul file, ma non riesco mai ad aprirla dall'interno, quindi vediamo un po' cos'è. Riesco a condividerlo. Condividi. Eccolo qua.
Allora, tecniche della scultura è una delle materie caratterizzanti ed è in qualche modo propedeutica, diciamo, affianca il corso di scultura, dando un supporto tecnico appunto alla materia di indirizzo, in quanto si occupa proprio dello studio sia teorico ma soprattutto pratico, dell'esperienza pratica, delle varie tecniche della scultura, che sono numerose e variegate, diverse, estremamente diverse le une dalle altre. In realtà, ecco, diciamo che la scultura di per sé è una disciplina che implica un grande dispendio di tempo, quindi diciamo nell'arco delle 100 ore disponibili si riesce ad avere una buona infarinatura, un po' di diciamo, soprattutto al triennio, dove appunto diciamo si ha una infarinatura generale di tutte quelle che sono le discipline che afferiscono alla scultura. Quindi si ha un'infarinatura delle varie tecniche da un punto di vista teorico, e si riescono a fare pure dei laboratori sia all'interno della, diciamo, dell'aula delle varie tecniche. E spesso si approfondiscono queste tecniche, le tecniche che non si riescono a fare all'interno delle 100 ore, si riescono ad approfondire nell'ambito di stage o workshop che spesso si organizzano. Diciamo che la maggior parte, diciamo, degli insegnanti che, di laboratorio siamo, oltre che essere docenti, siamo anche artisti, quindi spesso e volentieri mettiamo a disposizione diciamo, la nostra attività come artisti per far apprendere di più e meglio, diciamo, le nostre discipline anche al di fuori dell'ambito, diciamo, curriculare, appunto attraverso la istituzione di workshop, simposi di scultura ed altre attività. E che comunque consentono anche un confronto proprio con il pubblico e con la realtà lavorativa, la realtà esterna proprio. Ecco, io qua ho pubblicato il programma che avrete avuto modo di scaricarvi eventualmente per chi è interessato, direttamente dal file del team o direttamente dai piani di studio del sito dell'Accademia. E poi ho pubblicato, ma non me lo apre, qua mi apre soltanto questa pagina, non so perché, alcune fotografie del... Allora, vediamo un poco. Ecco, forse è questo, sì. No, mi apre soltanto questa pagina, non so perché. Forse è pesante da un punto di vista dei file. Magari qualcuno riesce a... Roberto, tu che sei... Riccardo. Sì. No, Roberto, giusto. No, Riccardo. Giusto. Tu che sei più tecnologico di me. Okay. Riesci a condividere il file che ho... Allora, un attimino. Ho tecniche della scultura, giusto? Sì. Ok. Perfetto, un attimino che sta caricando. Un attimo, sempre sta caricando. Credo che comunque sia in base alla connessione. Ah, ok. Vabbè, non so se il tempo dei 5 minuti ancora sta caricando. Se ce l'hai nel PC, facciamo così, condividi lo schermo.
anziché andarlo a pescare, diciamo, dal Teams. In anteprima, sì, va bene, a posto, facciamo così. Ok. Okay. Ok, perfetto. Ok, ora quindi questo è il programma che vi ho fatto vedere. Qua ci sono un po' di rappresentazioni di tecniche della scultura che va dalla, diciamo, dalle tecniche, diciamo, in teoria si studia l'argilla, che cos'è, la terracotta, oltre a fare l'esperienza, agli stampi. Gli stampi a forma persa, stampi a tasselli, stampi rigidi, stampi flessibili, la cera, le tecniche della lavorazione della pietra, anche se alcune di queste discipline, ecco, vengono approfondite in realtà già in altri corsi, come tecniche della fonderia, approfondisce poi la tecnica sia nella teoria che nella pratica delle fusioni. Tecniche dei marmi e delle pietre, poi approfondisce la lavorazione dei marmi e delle pietre, appunto. Noi le studiamo da un punto di vista teorico, fondamentalmente. Alcune metodologie di progettazione, le patine, i metalli, gli assemblaggi dei metalli, le resine. Per quanto riguarda alcuni progetti, vi dicevo che gli studenti spesso partecipano ad alcuni progetti dove l'Accademia può o meno essere partner. Questo è uno dei progetti a cui l'Accademia ha partecipato con Antonio Presti, con la Fondazione Fiumara Arte, il progetto di realizzazione di un grande pannello in argilla per la città di Bronte. E i ragazzi, ecco, gli studenti del corso di scultura, ma anche trasversalmente di altri corsi di decorazione, hanno partecipato a questo progetto unitamente ai ragazzi delle scuole primarie della città di Bronte. Ecco, sono stati realizzati proprio degli enormi pannelli, poi sono stati cotti e ancora devono essere sistemati, insomma, presto verranno sistemati in un grandissimo muro. Altro progetto, Puzzle Fest, un progetto che era a cadenza annuale, adesso è a cadenza triennale, dove i ragazzi praticamente hanno realizzato, sempre interdisciplinariamente, una serie di elementi. Questo, nello specifico, i ragazzi di scultura hanno realizzato delle maschere carnevalesche. In realtà c'è tutto dietro un discorso psicologico di introspezione e di scardinamento anche degli stereotipi, quindi l'animale che è in noi. Non c'è il tempo di parlarvene, ma magari poi ne parleremo in un'altra occasione, mi auguro. Poi un altro progetto, ecco, quello delle panchine artistiche, quindi la scultura rivolta all'esterno, la scultura funzionale, e poi un'altra partecipazione che è stata fatta, sono state realizzate assieme ai ragazzi alcune parti di un'opera che è andata a finire in Giappone, in un concorso internazionale, esattamente qua, in questo luogo. Quindi, va bene, ecco, io ho concluso per quanto riguarda l'esposizione. Ok, perfetto, grazie mille al professore Gumbo. C'era il professore Guttà che doveva fare vedere le immagini, mi sembra. Sì, un attimino che io tolgo la camera, così magari va più veloce con la condivisione schermo. Allora, questi sono due progetti, diciamo, che realizzati dall'Accademia. Il primo, questa è la testa del Kuros, mando questo video, quello che dicevamo prima, quindi scansione 3D, quindi abbiamo qui il collega sulla scala che sta utilizzando questo scanner Artec sul busto del Kuros, e come vedete lancia quello che è un pattern luminoso sulla superficie del busto, e
registra all'incirca un 6.000 volte al secondo quella che è la posizione della superficie nello spazio, rendendo in live view, come vedete, siete in piccolo nello schermo del computer, la mesh che il collega sta scansionando. E la testa del Kuros, che è separata dal corpo, è stata scansionata e stampata in 3D. Quindi quello che vedete è la testa stampata. Questi lati non sono capelli, ma bensì sono dei supporti che la stampante 3D genera in automatico, perché è chiaro che dove ci sono degli sbalzi la stampante 3D non può stampare nel vuoto. Quindi la stampante genera questi supporti per poter stampare il filamento in altezza. Successivamente, qui forse il collega Portale di sicuro ne sa più di me per quanto riguarda la successiva lavorazione, quindi quella che è la pulizia e la caratterizzazione delle forme e poi la successiva patinatura. In ultimo faccio vedere questo frame dove l'opera finale, questa copia tattile, è andato a Firenze al Palazzo dei Congressi per questo avvenimento lo dice proprio il Salone di Archeologia e Turismo Culturale. Diciamo che questo è l'esempio dell'interdisciplinarità delle materie, cioè la capacità delle varie materie di dipendere tutte dall'altra. Nessuna può essere a sé stante, tutte le discipline hanno bisogno, soprattutto nell'epoca contemporanea, dell'utilizzo di materiali svariati. In questo caso la modellazione 3D ha bisogno del supporto della scultura per la fase della definizione del progetto, quindi nella rifinitura del progetto. Abbiamo visto come la stampa 3D esce un 90% del lavoro, ma poi tutta la fase della patinatura che vediamo qua nell'EFOB, per esempio, di Castelvetrano, la ricomposizione dei tasselli fatti con la stampante 3D è un lavoro di cui poi si occupano gli scultori, non più i modellatori 3D. Prego. Sì, in questo caso, ad esempio, il caso dell'Efebo è un caso curioso. Molto sinteticamente, la sovrintendenza non ha dato l'autorizzazione a togliere la teca a quella che è la statua che vedete, appunto, dell'Efebo, una statua in bronzo, correggimi se sbaglio, per Luigi, alta all'incirca un metro, del periodo greco. L'Efebo doveva essere riprodotto in scala reale, quindi qual era la strada più ovvia, più veloce? La scansione 3D. Ma visto che la sovrintendenza non ha dato l'ok a togliere quella che era la teca di vetro, la scansione 3D si è rivelata un pochettino macchinosa, perché i riflessi e i giochi di luce ingannano quello che può essere la rilevazione delle forme da parte dello scanner 3D. Quindi, soprattutto la parte posteriore dell'Efebo ci ha restituito una scansione sporca, tra virgolette. Ed ecco che qui io mi vado a riallacciare a quello che diceva il collega Portale. Con la scansione acquisita, quindi abbiamo il file digitalizzato, attraverso il software di modellazione sono state ricreate tutte quelle forme che mancanti, e successivamente si è passati a quella che era la stampa 3D dell'oggetto. Ora io qui ho un video velocizzato di quella che era l'ultima parte della stampa, ossia la testa. Quindi qui possiamo vedere tutti quelli che sono i supporti e l'estrusore della stampa 3D che sta lavorando, quindi stratificando quello che è il materiale. Questo filamento che si chiama PLA, un filamento plastico
ecologico, diciamo, derivante da fibre vegetali. Porto avanti il video così vi faccio vedere quello che è il... Si possono caratterizzare queste stampanti anche da ugelli differenti per prodotti differenti anche, certo, no? Esistono stampanti che possono stampare anche l'argilla, cioè basta avere un estrusore e un contenitore contenente, diciamo, l'argilla pseudomorbida, e quindi la stampante funziona con le coordinate lungo i tre assi del file. E come vi facevo vedere poc'anzi, questa è la statua, l'originale in bronzo, conservata al museo di Castelvetrano, mentre questa è la stampa dell'Efebo, la copia tattile, quindi si può toccare, caratterizzata poi dai colleghi di scultura per la patinatura. Sì. Perfetto. Io sì. Ci sono passerei domande. Allora, sì, infatti, alle domande, se qualcuno ha dei chiarimenti, delle curiosità in merito a questi lavori, se no passiamo ad altri lavori da far vedere nel frattempo. Io nel frattempo passo ad altri lavori, così poi chi vuole può scrivere in chat oppure dirlo vocalmente. Sì. E farei vedere un lavoro realizzato per la lezione, la materia di tecniche del marmo e delle pietre dure. In particolare è questo rinoceronte realizzato in marmo bianco di Carrara, della grandezza di 80 centimetri. Particolarità di questo lavoro è, come si diceva prima, l'utilizzo di più materiali inseriti col marmo, quindi la caratteristica della scultura contemporanea è anche la multimaterialità, quindi l'utilizzo di più materiali insieme, un materiale classico come il marmo, realizzato con delle tecniche antiche, in questo caso che sono quelle della macchinetta per punti, un metodo inventato nell'Ottocento, di replica seriale delle opere dal modello in gesso terracotta al marmo o alla pietra. È stato realizzato quindi da un modello scala 1:1, il prodotto in 3D in marmo del rinoceronte, su cui poi è stato inserito questo elemento contemporaneo d'uso comune, diciamo come il palloncino, con dell'elio per dare la possibilità dell'illusione della leggerezza di questo rinoceronte, quindi l'illusorietà di una leggerezza di un materiale che in realtà è molto pesante. Questo pesa intorno ai 50 kg, questo elemento. Possiamo fare vedere anche altre opere di scultura nel frattempo che sono state realizzate nel corso degli anni, come per esempio il primo vagito realizzato da una studentessa del quinto anno dell'Accademia, realizzato in silicone, quindi questi materiali contemporanei realizzati in silicone, in pasta e filo di ferro metallico, oppure anche questo molto grande, oltre il metro di grandezza, oppure un lavoro realizzato da una studentessa appena laureata in resina e poi cromato successivamente su una base di LED luminosi. Anche questo di dimensioni più grandi del reale, in questo caso il joystick, puoi parlarne anche tu, Yolanda, forse ne sai più di me di questo sì. progetto che hai seguito in particolare. Beh, in questo caso la studentessa ha approfondito quel discorso che abbiamo fatto inizialmente, no? Dell'importanza della tradizione con il contemporaneo e il guardare anche al contemporaneo con un occhio critico. Da un punto di vista proprio di osservazione della realtà. In questo caso lei proprio ha osservato quelli che sono gli elementi caratterizzanti, in questo caso lei ha scelto quello del joystick e quindi tutto ciò che ne concerne a livello psicologico e concettuale riguardo al gioco e anche al possedere. Quindi non è stata solo la scelta di questo oggetto, ma la rimanipolazione nel ricrearlo, tra l'altro, perché non è un joystick vero, ma l'ha rieditato, come hai detto tu, con stampaggio in resina.
con una dimensione leggermente anche più grande, e ha riprodotto quello che è il colore oro per dare un senso anche di ricchezza, di possedere quell'oggetto. Quindi vedete come da un semplice oggetto si riesce ad elaborare tutto un discorso concettuale non indifferente. Invece, se tu hai non hai altre foto da mostrare, vorrei mostrare delle foto riguardo a quello del rinoceronte per un discorso tecnico, perché poi ho parlato della macchinetta per punti, giusto? Pierluigi? Sì, io stavo parlando senza avere il microfono, quindi figurati. Sì, sì, sì. No, non ti sentivo, infatti. Cioè, se noi, anzi, così ne approfitto per ai presenti qui agli ospiti, se vogliono, di mettere anche un like sulla nostra pagina Instagram, no? Se vogliono seguirci e approfondire un po' di più, trovano delle immagini ulteriori su Abba CT Scultura su Instagram. In questo caso vedete proprio il blocco, si sta vedendo, giusto? Sì, sì, si vede. Perfetto, l'originale. Questi sono degli spazi esterni, perché noi ovviamente in scultura, nei nostri laboratori, abbiamo a disposizione diversi angoli interni, esterni, tendoni, in relazione ai materiali, ai prodotti da utilizzare. In questo caso, appunto, siamo in un ambito esterno, e Pierluigi, tu stesso qua lo puoi anche indicare, questo è il discorso che facevi poco fa della macchinetta per punti. Quindi questo è un bozzetto realizzato in terracotta sempre dallo studente, e ha esattamente riportato punto per punto, non so se si vede bene, qua ci sono delle crocette, dei segni, dei punti più sporgenti, che lo aiutano a ricrearlo proprio esattamente così come era stato realizzato nel bozzetto. Qua si vede anche un po', così mostriamo anche un po' la nostra... Sì, questi sono gli spazi dell'Accademia, la parte esterna, vedete ci sono molti lavori fuori, ora se ne vede uno solo, ma all'interno ce ne sono altri due o tre, dove i ragazzi hanno la possibilità di lavorare, fare polvere e sporcarsi senza dare fastidio ad alcuno. Sì, dicevamo che questa è una tecnica abbastanza antica ed è... non è solita utilizzarsi per lavori in accademia, perché è una tecnica che fa perdere abbastanza tempo, però è molto precisa e quindi anche di difficile esecuzione nella fase realizzativa. Però è una delle tecniche che insegniamo nel corso, insieme a quella dei compassi, che è sempre un'altra tecnica di riproduzione. Io direi che se non ci sono domande o dubbi da parte degli studenti o aspiranti studenti, possiamo anche chiudere qui la discussione, tranne se c'è la collega Mammana che vuole... No, mi pare che non c'è, non si è inserita più. Quindi, a parte loro, possiamo anche chiudere. Se vuole aggiungere altro, anche tra i colleghi. No. Penso che già abbiamo detto tanto. Sì, infatti. Ok. Credo che possiamo anche chiudere eventualmente se non ci sono domande, anche perché sennò qua va a finire che facciamo lezione, ragazzi. Mini lezione. Va bene. E allora ringrazio a tutti gli intervenuti e i ragazzi che si sono collegati per seguire l'Open Day. E forse qualcuno ha scritto qualcosa? E sì. Ci rivediamo durante... No, ok. È possibile visitare la scuola. Allora, questo è un bel problema. Di solito è aperta tutto l'anno, anche quasi a Ferragosto, tranne il giorno di Ferragosto. Ora bisogna vedere, voi potete o contattare in privato noi professori, o qua sulla piattaforma Teams, oppure chiamare direttamente in segreteria, per capire da quando sarà disponibile la possibilità di entrare in accademia, perché tutt'oggi noi ancora non abbiamo la possibilità di entrare in laboratorio noi professori, quindi mi diceva a causa di questo problema del virus, ma credo che a breve almeno la visita con poche persone sarà disponibile. Voi fra un 15 giorni, 20 giorni contattate l'Accademia oppure scrivete qua nel gruppo Teams, così, o contattate i ragazzi della consulta, di cui ce n'è uno che fa parte del biennio di scultura, Carlo Di Stefano, quindi potete contattare direttamente lui casomai, che credo sia anche presente qui nella chat, forse? No, non credo. È presente. Perfetto. Casomai dai tu stesso. Invece c'è.
dai tu stesso la tua disponibilità, casomai, se vuoi aggiungere anche tu qualcosa riguardo al corso di scultura, visto che fai parte del comparto allievi. Testimonianza anche. Luigi, scusa, lo so, ragazzi, un secondo, Carlo. Sono quelli che sono, Carlo, non vi conviene. Carlo, aspetta un secondo. Aspetta un secondo. Professore Freio? Dicevo, per quanto riguarda le visite, io credo che magari prendendoli con limitatamente e con appuntamenti ben precisi, io penso che si possano fare queste cose appena l'Accademia darà l'ok, per quantomeno per entrare, certo. Perché al momento non si può neanche entrare. Io ho chiamato l'altro ieri, per questo lo dicevo, ho chiamato l'altro ieri per entrare solo io in laboratorio, ancora non c'è la disponibilità, quindi io penso una decina di giorni, 20 giorni, già sarà un po' più flessibile la cosa, quindi ragazzi, appunto, prendendo appuntamento si potrà visitare tranquillamente. Carlo, se devi dire qualcosa, se no taci per sempre. No, diciamo semplicemente... Non vi conviene scrivermi di scultura perché i professori non sono sta gran cosa. Guarda, la cosa migliore che potevi dire. Ora ti ho segnato, signore. No, vabbè, vi troverete bene, i professori sono molto disponibili, le aule sono sempre aperte, quindi avrete sempre modo di poter lavorare. È molto flessibile la cosa. Chiaramente dovrete seguire, ci deve essere molto interesse da parte vostra. Quello credo che alla base di tutto, perché se non c'è interesse neanche si iscrivono, quindi il resto va da sé. Penso che ci sono stati alcuni, come diceva il direttore, anche la passione è fondamentale soprattutto negli studi accademici. Ma ragazzi, allora, intanto stiamo parlando di un corso che serve a formare la propria vita, a formare il proprio lavoro, quindi credo che bisogna cominciare a pensare diversamente, non perché al liceo non si sia fatto nulla, però credo che l'approccio e la mentalità deve cambiare, no? Non è più il docente che ti interroga, che ti segue perché ti deve interrogare. Diciamo che da questo punto di vista è più interesse dell'allievo avere la presenza dei docenti piuttosto che quando non c'è, meno male non c'è. Non è così, deve cambiare l'atteggiamento. Anzi, bisogna incaponirsi quando il docente non c'è, ok? Io dico, per quanto riguarda la mia disciplina e i miei allievi, dico sempre questo: sfruttate i docenti, sfruttateli per quello che siamo, per quello che sappiamo, per quello che conosciamo, anche perché la formazione è in questo momento, dopo avete bisogno di fare altro, dovete pensare ad altro, a realizzarvi la vostra attività professionale. Perfetto, giustissimo, certo. A questo punto, Carlo, tu, se dai poi la tua disponibilità in qualche modo, visto, tramite la consulta, qualche recapito per poter c'è intanto la pagina già attiva, noi saremo collegati domani mattina e anche dopodomani, quindi c'è scritto nel sito dell'Open Day, c'è segnato il nostro codice del nostro canale. Proprio c'è segnato dal 3 al 5 giugno, dalle 14.30 alle 18.30, ma noi saremo aperti anche la mattina dalle 9 fino all'1. Quindi per qualsiasi cosa ci trovate presenti sia domani che dopodomani, tutto il giorno. Per quanto riguarda la richiesta che faceva una ragazza in merito ai costi, basta contattare la segreteria e vi danno delle citazioni di tutto, sia dei costi che eventuali sgravi che potete avere da un punto di vista delle tasse. Sì, no, ma è molto semplice per quanto riguarda i costi. La tassa base è 1.600 euro dilazionata in due rate, cioè quindi la prima rata è 800 euro. Però se voi presentate l'ISEE, quindi la vostra situazione reddituale, potreste avere degli sgravi, che quasi tutti ce l'hanno, anche con un ISEE piuttosto alto, comunque qualcosa ve la tolgono dalle 1.600 euro. Quindi è bene che vi informate in un CAF o in un patronato loro vi diranno che tipi di documenti vi servono per fare l'ISEE del 2020, che fa riferimento ai vostri dati del 2019. Vabbè, comunque vi diranno tutto loro. Carlo, perdonami, scusa, volevo aggiungere per i ragazzi che possibilmente non lo sanno, e ricollegarmi a questo discorso tuo, i ragazzi, qualora ne avessero diritto, devono presentare richiesta di borsa di studio presso l'ERSO. Sì, esatto. L'ERSO è in via Etnea,
credo 512, quindi poco più su del borgo. Andate lì e chiedete informazioni e vi dovete muovere già dagli inizi di agosto per sapere come fare la domanda, quale documentazione serve e quindi se diciamo ne avete diritto percepire quella che è la borsa di studio in base a quella che è la vostra situazione reddituale. Riccardo, mi pare sì. Che ci sono collegate anche delle borse di studio, questo riferito giustamente agli anni successivi, credo, in base al profitto. Cioè, sì. Profitto, innanzitutto ad esempio per i ragazzi che si iscrivono al primo anno forse hanno anche un'esenzione per merito, quindi non solo per gli anni successivi in accademia, ma anche dipende dal voto di diploma. Della maturità, del voto sì, della sì, maturità. Sì, dal voto di diploma. Poi a parte anche la situazione reddituale, quindi chi giustamente ne ha diritto possibilmente ha un grosso aiuto da parte dell'ente regionale per il diritto allo studio. Anche chi non ne ha diritto, che magari ha un reddito più alto, ci può accedere attraverso il profitto. Ma sì, sempre sì, sì, è sì. Limitato. Se uno è proprio ricco, 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 cioè non può chiedere neanche quello che vabbè, ma quello ovvio. Se è proprio ricco, ricco, con te non ci parla. No, io secondo lo Stato io sono ricco, 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 perché non posso richiedere neanche quella di merito. Io invece la borsa di studio l'ho presa per merito e per ISE. Perché non la conosce Sara Immacolata e la tua. Comunque devi avere un ISE basso, cioè non devi averlo altissimo questo. Ma in realtà anche se ce l'hai medio alto, però hai io ad esempio che sono uscita con 110 lode, ho potuto prendere non solo la borsa il premio di laurea, ma anche il premio di laurea, quindi il premio di laurea che sono 1000 euro credo. 900 e qualsiasi, 1000. Carlo, sempre comodo. Comunque, okay. Importante, ragazzi, inizio agosto. Quella, non prenderai neanche quella del biennio perché ti metto 18. Comunque, è importante che già da inizio agosto si cominciano a muovere, ragazzi, per informarsi, produrre documentazione e quant'altro. Anche già da luglio gli conviene. Sì. Prima si informano meglio. Contate che per esempio per produrre soltanto l'ISE ci vogliono circa 8 giorni lavorativi, quindi non andate vicino alla scadenza che rischiate di far slittare tutto. Poi contate che l'iscrizione in accademia è a ottobre, dall'8 al 20, una cosa del genere, mentre invece la scadenza per l'ESU è, mi pare, il 10 di settembre. Per tutta la presentazione dovete leggere il bando, io se volete ve lo linko qui nella pagina. Sì, Carlo, è meglio, ragazzi, dagli tutte le informazioni, è la strada più... Tutti, ora faccio una raccolta di tutti i link sensibili e li mando. Perfetto, comunque nel sito è molto chiaro, sia la procedura per fare la domanda... Se vanno nel sito dell'ESU, ti linkerò quello. Non ho neanche mai avuto bisogno di dover andare lì. Poi c'è la possibilità di telefonare, quindi una per qualsiasi domanda può mandare un'email e telefonare, non ha neanche più il bisogno di spostarsi da casa. Il bando deve avere un po' di pazienza, so, legge tutto paro paro e vede già da lì. Che so comunque so, ragazzi, i soldi. Come per ogni cosa bisogna sapersi muovere e non stare fermi ad aspettare che le cose arrivino, ma basta girare o vai su internet. Però è importante dirglielo ai ragazzi che possibilmente non ne sanno neanche l'esistenza. Le agevolazioni ci sono, l'importante è che le si vanno a cercare, ecco. Sì. Va bene, se non ci sono altre domande allora noi chiudiamo la serie di interventi e speriamo di vederci l'anno prossimo inizio anno. A presto, buona serata a tutti. Buonasera. Aspetta, c'è qualcuno? C'è una domanda. In estremo. No, va bene. Grazie mille a voi. Gli intervenuti e i professori. Buona serata. Buona serata. Buona serata.